e mezzo si ritorna finalmente a giocare per i due punti e per l'esordio al Palaidio. Per il Gradas certamente c'è un pizzico di emozione per questo esordio inedito, e avremo modo anche di vedere il perché di questo inedito da un lato, e dall'altro lato c'è anche sicuramente il desiderio di partire bene per cercare di coronare quello che è il sogno dei tifosi, perché abbiamo visto proprio durante l'inno nazionale l'obiettivo che i tifosi hanno dichiarato con una bella manifestazione di stima e di affetto, e soprattutto con questo striscione chiaro, l'obiettivo è la salvezza, ma il sogno è la promozione. Sarà dura, sarà difficile, ma in ogni caso Trapani è chiamata a quello che è l'obiettivo stagionale, che più concretamente è quello di migliorare il settimo posto dello scorso anno e dunque di conquistare i playoff e poter anche riuscire poi a giocarsele a questa promozione nei playoff. Dall'altra parte, in questo esordio interno ci sarà Rieti, una squadra che avremo modo anche di presentare, di vedere all'opera, ma soprattutto al mio fianco stasera per il fermento, al fianco di Peppe Cassisa c'è Salvatore Barracco, e colgo anche l'occasione per fargli gli auguri, visto che oggi fa 40 anni e dunque c'è anche il lavoro per te oggi, oltre che la festa di questi primi 40 anni, Salvatore. Ma vediamo soprattutto quello che ci potrebbe attendere stasera. Che partita ti attende? Sì, intanto bentornato e bentrovato anche a te, grazie per gli auguri, un saluto a tutti i telespettatori. Rieti, diciamo, è partita dalla conferma del coach Nunzi dell'anno scorso, ha cercato un po' di allungare le rotazioni, cosa che aveva patito nella stagione appena trascorsa, e ha due buonissimi americani, il confermato Pepper, un ottimo tiratore, anche Sims che viene dal campionato israeliano. Pepper secondo me ha fatto un ottimo colpo in cabina di regia prendendo Alessandro Zanelli da Omegna, e ha dei giocatori che sono i soldatini del coach come Benedusi, Di Prampero e anche l'esperienza di Casini. A mio avviso è una squadra molto solida, Trapani sicuramente parte favorita, ma mi insegni che la prima è sempre dura, soprattutto per chi fa l'esordio casalingo. Sì, e soprattutto perché ci sono anche delle note caratterizzanti questo incontro, dei dati statistici che avremo modo magari poi successivamente anche qui di andare a presentare con il dettaglio, ma uno su tutti, nel senso che Trapani proprio lo scorso anno a tre giorni della fine si giocò nella stagione regolare la possibilità di accedere direttamente ai playoff, e guarda caso in campo c'era Rieti, sembrava una partita di ordinaria amministrazione, invece Rieti riuscì a vincere meritatamente dopo una partita altalenante, dal risultato altalenante, riuscì a vincere meritatamente con un più uno che addirittura era fu striminzito rispetto a quello che mise in campo la formazione rietina, e questa conferma che contro queste formazioni e contro il Rieti anche di quest'anno ci sarà da soffrire, perché è una squadra ben più quadrata di quella dello scorso anno. C'è sulla panchina di Rieti il riconfermato coach Nunzi, e vediamo anche, non so se sarà il vice allenatore, ma sicuramente è uno del roster dello staff tecnico Felice Angeli, perché lo abbiamo visto qui vicino alla nostra postazione lo scorso anno in campo, oggi invece dà un sostegno alla propria squadra. Dall'altra parte c'è invece Trapani, che è una squadra ben attrezzata, una squadra che rispetto allo scorso anno, come diceva giustamente Salvatore, si è ulteriormente rinforzata, perché ha dato maggiore fosforo, maggiore diciamo incisività e maggiore prestanza fisica alla propria panchina, soprattutto in termini di regia, un'alternativa che è quella di Tavernelli, che guarda caso viene messo in quintetto, anche perché il Tomasini che dovremmo apprezzare al Palaidio ancora è lungi dal vederlo, perché viene da un infortunio, anche perché ha avuto una distorsione alla caviglia all'inizio di precampionato. Dunque entra in campo Tavernelli, e oltre a Tavernelli c'è Scotto, un giocatore che non ha certo bisogno di presentazione alcuna, è un giocatore che è una garanzia, già è stato il migliore in campo nel torneo di Ragusa, che Trapani ha giocato appunto e ha vinto a Ragusa, ma è una squadra, quella trapanese, ben più competitiva anche di quella dello scorso campionato, che Scotto prende il posto di Griffin e di Okoye, che si erano alternati come il secondo americano del Trapani. Ma vediamo subito i quintetti che sono stati messi in campo. Per Trapani in campo c'è al solito il cabine di regia, abbiamo detto Tavernelli, poi in posizione di guardia c'è il solito Meis, che gioca la sua seconda stagione consecutiva qui a Trapani. È un po' anche questo un fatto storico, perché lui cambia ogni anno squadra. Poi c'è Gameto e poi i due lunghi che sono appunto Scotto e Renzi. Per la formazione ospite in campo ci sono con il numero 8 Benedusi, con il numero 12 Zanelli di cui parlavamo prima, poi c'è Sims con il numero 16, con il numero 31 Di Prampero e con il numero 33 Pepper
completano i due roster per Trapani, sono chiaramente in panchina il giovane Costadura, poi c'è l'altro giovanissimo Simic, il serbo che Trapani ha firmato con un quinquennale, poi c'è il giovanissimo Amato che è il decimo uomo, il secondo under, poi c'è Piglianisi e Capitan Filloi. Per la formazione ospite in panchina, ne approfitto perché il gioco ancora non è iniziato, ci sono Casini, Della Rosa, Eli Antonio, Trevisan, Chillo, che completano appunto il roster. Si provvede a resettare, credo, qualcosa nel cronometro, probabilmente c'è un problema. Sì, c'è qualcosa che funziona, tabellone 24 che segna fra l'altro un 4 secondi che non ci stanno proprio. Approfittiamo anche per presentare quelli che sono gli arbitri di stasera, che sono i signori Cappello di Porto Empedocle, Pierantozzi di Ascoli Piceno e Marotta di San Benedetto del Tronto. Si inizia a giocare, anche degli arbitri parleremo più in là. Trapani con il primo possesso di palla e con Renzi che riceve palla lontano dal canestro, poi affida il pallone a Meis. Servizio per Tavernelli che scarica per Ganeto che non ci pensa due volte, va al tiro, il tiro però è corto, il rimbalzo difensivo della formazione ospite con Alessandro Zanelli, ex di Omegna, lo scorso anno, come diceva anche Salvatore, giocò un'ottima stagione a Omegna. Formazione reatina in attacco con questo pallone che viene passato nelle mani di Chillo, poi ancora il giocatore Flemeger che va alla conclusione, rimbalzo offensivo di Sims che realizza, proprio di Sims il caso di spendere due parole, un giocatore molto interessante, in conferenza stampa di presentazione del match anche Duperello lo ha presentato come uno dei giocatori più interessanti di questo campionato, quello che potrebbe essere anche una rivelazione, saremo a vedere quello che riuscirà a fare stasera. Intanto dall'altra parte Trapani realizza una conclusione pesante con Scott e dunque si porta in vantaggio 3-2 il punteggio in questo inizio di partita che vede anche la presenza di una grande cornice di pubblico, mentre sbaglia la conclusione che per uno dei giocatori sicuramente di talento e di prestigio di questo roster reatino, uno dei giocatori dello scorso veramente fece pendere la bilancia dalla parte reatina insieme a Parente che quest'anno è stato perso, mentre Trapani ha un'ottima azione offensiva, l'azione manovrata con Ganeto che si fa vedere e realizza da sottomisura il canestro del 5-2. Buona circolazione di palla di Trapani che in questo avvio di partita mi pare che riesca anche a correre e a farsi vedere in attacco. E poi una delle peculiarità del coach di Ducarello, come abbiamo visto anche lo scorso anno, tiro a segno di Sims. Peppe, mi ha un po' stupito gli accoppiamenti in campo perché Renzi non è su Sims ma è su Chillo, viceversa, mentre in fase difensiva sì mentre il giocatore Scott è in marcatura su Sims ed è una scelta interessante l'altra tripla del giocatore ex Caserta, che Peppe diciamo che si è presentato alla grande qui al Palacona, si presenta veramente alla grande con queste due triple consecutive, dall'altra parte non è stato da meno anche Sims, il giocatore che ha fatto capire che sia da sotto sia da fuori è in grado di segnare, questa è una delle caratteristiche dei lunghi di Rieti che sono abbastanza duttili, i giocatori che sanno giocare l'uno contro uno sia dentro sia fuori dall'arco. Mentre ancora in possesso di palla il playmaker, un po' il tutto fare in fase di impostazione di gioco, buono scarico per Di Prampero che realizza il suo primo canestro della serata, giocatore che ricordo ad Agropoli dove ha giocato un discreto campionato nella passata stagione, mentre Renzi viene servito sotto misura, non trova il canestro, poi rimbalzo offensivo di Tavernelli, ancora Renzi e c'è un fallo fischiato in attacco a Renzi ed è la prima sanzione per il giocatore Granata. Si riprende dunque a giocare con la rimessa da fondo campo per la formazione di Rieti, la NPC Basket per Rieti, grande tradizione a Rieti, anche se questa è una squadra completamente diversa, una società completamente diversa da quella che aveva dato grande lustro al basket reatino. Pepper si impugna, Pepper non trova il canestro perché trova soprattutto la ottima difesa di Renzi e della retroguardia trapanese, poi fa tutto da sé Meis, ma gli arbitri non lo vogliono premiare perché avevano fischiato prima della conclusione, dunque il canestro non è buono, si rimette in zona d'attacco per
per Trapani, con Pepper che viene richiamato in panchina, al suo posto entra Casini, italo-argentino, anche lui di grande esperienza, non è un grandissimo realizzatore, però è un giocatore che sicuramente dà molto dal punto di vista tattico alla squadra. In campo ancora un pallone per Scott, che viene arginato questa volta dalla difesa di Rieti, che cerca di spingere sull'acceleratore. Transizione di Rieti con il pallone per Sims, e c'è una infrazione di passi abbastanza evidente, forse non l'ha vista il solo Sims, ma è direi abbastanza evidente questa occasione di passi, con coach Nunzi che si arrabbia un po' per questa occasione perduta, ma comunque direi che è un bel inizio di partita, con questo 8-7 che conferma quello che probabilmente potrebbe essere il match, cioè un grande equilibrio, anche se Trapani è chiamata soprattutto a non far prendere fiducia alla formazione reatina, cosa che invece fece nella passata stagione, quando c'è una grande assist per Renzi che si isola e va realizzata sotto misura, proprio perché la difesa lo ha perso di vista, era andata a raddoppiare sul pallone di palla, poi buon assist per Renzi. Dicevo dello scorso anno, quando Rieti fece un ottimo inizio di partita e poi riuscì alla fine a vincere. Casini, servizio per il campero, ancora Casini che va alla conclusione, sbaglia la conclusione dall'angolo Casini e il rimbalzo difensivo del Trapani, che si riporta avanti con Tavernelli, che si vuole giocare spalla a canestro uno contro uno con Di Trampero. Conclusione molto avventurosa, sbaglia il giocatore Granata, il neo giocatore Granata. Servizio per Chillo adesso, ancora Zanelli, una conclusione dalla lunga distanza, rimbalzo offensivo di Sims che conferma che Trapani deve assolutamente stringere su di lui e evitare questi secondi tiri, perché Sims dimostra di essere un giocatore che ha delle ottime doti fisiche. Sì, va soprattutto tagliato fuori, nel frattempo tripla che non va di Mace, perché dal punto di vista atletico è sicuramente più verticale sia di Renzi che di Scott. Molto reattivo proprio il giocatore americano, mentre Chillo si butta dentro, anche lui cerca di attaccare il ferro, subisce il fallo della difesa Granata, ma direi sicuramente una bella partita, ed è quello che ci aspettavamo, parliamo di esordio inedito per Trapani, diciamo perché? Perché Trapani in realtà per la prima volta quest'anno, in questa stagione, è davanti al proprio pubblico, che praticamente non l'ha vista all'opera, se non nella sgambatura con il Green Basket Palermo. Per questo Trapani ha sempre giocato nel precampionato lontano dal Palaiglio, e non è stata sicuramente una grandissima scelta, anche se 700 abbonati presso a poco hanno sottoscritto nuovamente l'abbonamento per la stagione in corso, e oggi c'è una ottima cornice di pubblico e continuano ancora a entrare persone qui alla Palaiglio. Sbaglia il primo tiro, Chillo sbaglia anche il secondo, Trapani ringrazia e tira giù il rimbalzo. Sì, una bella partita, perché le squadre tirano dopo pochi secondi, c'è poco tatticismo, anche se ce lo aspettavamo un gioco più controllato da Rieti, ma finora sicuramente hai ragione tu, partita piacevolissima. Ganeto ha una situazione anche di mismatch nei confronti di Casini, sbaglia la conclusione, da poi il rimbalzo è di Renzi che realizza, 12-9 il punteggio, è già il quarto punto per Andrea Renzi, miglior realizzatore di Trapani e miglior realizzatore della serata fino a questo punto. Sono da una parte Scott, ma dall'altra parte c'è anche Sims con 6 punti. Sims, Chillo, Casini, il solito Zanelli, scarica per Casini che va alla conclusione, stavolta Casini ci prende dalla lunga distanza, 12 pari il punteggio, ed è ancora una bomba per la formazione ospite dopo quella di Trumper, è arrivata questa di Casini, ma c'è adesso il fallo di Zanelli, primo fallo per Zanelli. Ecco, una notazione che volevo fare è che per quanto riguarda Renzi lo si serve finora molto poco, quasi niente, post basso, ma lo si utilizza molto con il pick and roll per buttarsi dentro e creare degli spazi, e questa è un po' una novità almeno finora rispetto all'anno scorso, dove le ricezioni sulle tacche erano tantissime. Ottimo passaggio per Ganeto, che però sbaglia un rigore a porta vuota da sotto misura, rimbalzo per la formazione reatina che può innescare il tiro di Zanelli che non sbaglia, ancora una bomba, seconda bomba consecutiva per la formazione ospite, che passa a condurre con 3 lunghezze di vantaggio, ed è il massimo vantaggio per la formazione di Luciano Nunzi.
allenatore che stimiamo tanto per l'approccio che lo scorso anno ha avuto anche con noi giornalisti e per la grande correttezza. Forse c'è un fallo adesso nei confronti di Tavernelli, gli arbitri lasciano correre, cosa che nel basket non dovrebbe essere consentita. Comunque in ogni caso Tavernelli realizza 14-15 il punteggio, graziato Zanelli. Sims, un tiro senza ritmo quello di Sims, ma ha ragione lui, mette dentro un'altra bomba per Rieti, ottimo avvio di partita per il giocatore americano di Rieti, aveva veramente ragione Ducarelli, potrebbe essere una delle rivelazioni, una delle sorprese di questo campionato e ci sarà veramente da tenerlo d'occhio stasera. Bravissimo Andrea Renzi con questo movimento a eludere la barcatura di Sims, è davvero un bel duello quello fra Renzi e Sims. Sì, assolutamente sì, la tecnica contro la verticalità di Sims in difesa, mentre qualcosa bisogna farlo, perché è vero che ha tirato senza ritmo, ma anche con 6 metri di spazio poc'anzi. Killo, sul ricancio di Killo che realizza, vanno forse con troppa facilità sotto misura i giocatori di Rieti e fino a questo momento hanno punito abbondantemente Trapani, 16-20 il punteggio, 4 lunghezze in questo inizio di gara vincente con Trapani che scarica un grande assist da parte di Meis per Renzi che realizza girandosi, avvitandosi su se stesso, 18-20. Beppe, diciamo che Renzi ha ripreso da dove aveva esattamente finito, cioè facendo la voce grossa nel pitturato. Sì, almeno in fase offensiva sicuramente, mentre Killo adesso lo punisce con questa ennesima bomba perché Renzi non esce prontamente e dunque ancora una bomba per Rieti, 18-23 il punteggio, 1 minuto e 25 da giocare in questa prima frazione di gioco, una prima frazione di gioco direi abbastanza saltante, stavolta gli arbitri non ci pensano due volte, vanno a fischiare il fallo di Zanelli che se l'era risparmiato un poc'anzi. Zanelli entra Benedusi mentre c'è in campo anche Della Rosa al posto di Trampero, dunque cambia poco nell'assetto tattico di Rieti, ripete il punteggio 18 per la formazione di casa, 23 per la formazione reatina. Iniziamo vuol dire che sicuramente 23 punti in 8 minuti e mezzo sono tantissimi, soprattutto perché presi quasi sempre alla stessa maniera, o col semigancio in aria o col tiro diciamo libero da fuori centrale. Per quanto riguarda Trapani stupisce come mai Meis non abbia addirittura preso nessun tiro, e praticamente non ha toccato quasi un pallone, mentre c'è stata qualche fortuna, tranne quello che poi è riuscito a mettere dentro gli altri, che l'arbitro non ha convalidato, mentre a mio avviso Tavernelli si è un po' messo in proprio, ha cercato diverse iniziative individuali, ma diciamo non ha fatto girare la palla a dovere. E sicuramente pesano molto queste 5 bombe di Rieti, 3 proprio consecutive, quelle di Cassini, quelle di Zanelli e quelle di Sims nell'economia e in questo primo parziale di tempo. E Trapani che adesso diciamo cerca di correre un po' al ripari, perché probabilmente sono troppi i tiri da tre che ha preso e non è un caso che entri in campo Viglianisi per cercare soprattutto di arginare questa grande precisione al tiro di Rieti, che si sapeva anche un po' che ci poteva essere, perché sono una buona batteria di tiratori, anche se guarda caso ci si attendeva molto di più da Pepper, che continua a rimanere in panchina, non so se avrà qualche problema fisico, magari poi lo domanderemo alla panchina reatina. Sta di fatto che Rieti invece ha fatto affidamento sulla grande precisione da tre degli altri giocatori e poi su questo straordinario Sims. Trapani in attacco con Tavernelli che si butta dentro, va alla conclusione, realizza il canestro Tavernelli lo scorso anno a Latina, mentre si prepara anche, va a sedere sulla seggiola di cambio, sul cubo del cambio Tommasini, realizza Casini nel frattempo, ancora una bomba, 20-26. Difesa rendevole, non si può passare dietro sul pick and roll dopo 3 secondi all'azione offensiva e Trapani viene punita. Meis ci sconfessa immediatamente perché va a prendersi le sue responsabilità al tiro, però il tiro sbagliato e il rimbalzo difensivo di Rieti che non ci pensa due volte, va al tiro, non so quanto voluto,
questo tiro di Della Rosa, del giovane Della Rosa, che realizza ancora una bomba, ma direi in questa circostanza forse è pura fortuna. Ma in ogni caso l'importante per Rieti è che questo pallone sia finito in fondo alla retina. Trapani in attacco con Scotto, che viene fermato fallosamente, rimane dolorante a terra, nulla di grave comunque per lui, che si rialza prontamente. Sono 9 lunghezze di vantaggio per la formazione ospite, un vantaggio che direi forse magari è un po' eccessivo per quello che abbiamo visto, ma che è frutto soprattutto di questa grande vena nel tiro da tre. Sta di fatto che Trapani ha preso 21 punti da tre e su 29 totali non sono poca cosa. Tra l'altro, dico, non è una novità, nel senso un trade union con lo scorso anno. Trapani alle volte è troppo arrendevole in fase difensiva, e tu mi insegni che a questi livelli con mezzo metro di spazio la si mette dentro, anche se coach Lucarello sta correndo ai ripari, non a caso ha abbassato il quintetto giocando con quattro piccoli, probabilmente per mettere più intensità in fase difensiva. Certo, i propri meriti degli avversari iniziano anche dove ci sono i meriti della... i demeriti dell'avversario stesso, e insomma in questo caso Trapani ha sicuramente lasciato troppo spazio ai tiratori di Rieti, che però hanno i loro meriti perché l'hanno messo dentro, hanno sbagliato pochissimo, non solo le statistiche, ma Rieti ha sbagliato veramente molto, ma molto poco nel tiro da tre. Avremo modo di commentarle dopo la prima sirena. Va alla conclusione Trapani dalla lunetta con Figlioli che sbaglia. Capitan Figlioli non riesce a ridimensionare il vantaggio, o a ridurre il vantaggio, lo svantaggio di Trapani, mette dentro il secondo, 21-29 il punteggio, porta avanti palla Della Rosa, pasticcia un po' e perde palla, gliela ruba Tommasini, poi la palla finisce sui piedi di Figlioli. Poco fortunata Trapani, ma qualche problema in fase di impostazione di gioco e di palleggio per il giovane Della Rosa su questo pressing, accenno di pressing del giocatore Granata e di Tommasini in particolar modo, che adesso va a marcare Casini, anche perché in cabina di regia c'è sempre Tavernelli. Va a rimettere nella prima metà campo Benedusi, riceve Della Rosa, va alla conclusione, più che un'Ave Maria, un tiro proprio della disperazione che neanche prende il tabellone. Dunque finisce 21-29 il primo periodo, meritato il vantaggio di Rieti, forse magari un po' troppo, ma Trapani comunque deve registrare qualcosa in difesa e non può concedere 7 tiri da 3 agli avversari. Ci risentiamo fra qualche minuto per il commento relativo al secondo periodo. Si riprende a giocare al Palaiglio, Trapani Rieti 21-29 alla fine del primo periodo. Diamo subito un'occhiata, parliamo di numeri, diamo un'occhiata appunto alle statistiche. Sono subito tentato di andare a vedere le percentuali di realizzazione del tiro da tre, perché le statistiche stanno arrivando proprio in questo secondo, 7 su 9 per Rieti, e questo diciamo è un po' il dato eclatante di questa prima frazione di gioco, dove Trapani ha concesso molto nelle conclusioni pesanti, con facili scarichi da parte degli avversari, ma soprattutto grande precisione da parte dei reatini. Dunque meriti e demeriti si compensano. Sì, Trapani tira bene, 9 su 17 dal campo, ottime percentuali, 7 su 12 da 2, ma se concedi 7 su 9 da 3 e 8 rimbalzi agli avversari contro i tuoi 5, sicuramente ci sta che sei sotto nel punteggio alla fine del primo periodo. Vediamo i punteggi che sono ritornati in campo per Trapani: Tommasini, Figlioli, Renzi, Meis, Viglianisi. Poi c'è il giocatore di Trapani, Tommasini, che riesce a recuperare il pallone, ma testa la linea di demarcazione del campo. Dunque è rimessa in zona d'attacco per Rieti, che è ritornata in campo con Casini, Eli Antonio, Chillo, Benedusi e Della Rosa. Dunque continua a rimanere in panchina Pepper, che sicuramente insomma avrà qualche problema. Lo domanderemo alla fine del primo tempo, perché in ogni caso Pepper è il giocatore più rappresentativo di questa squadra. Lo scorso anno realizzò 17 punti a Trapani e fu il migliore insieme a Parente, anche se quello fu l'MVP della partita. Trapani in attacco adesso, ma il gioco è fermo
perché c'è stato un fallo appunto contro la formazione trapanese. Il tiro da tre di Viglianesi non è concesso dagli arbitri. Si rimette in zona d'attacco con Tommasini che cerca Meis, non lo trova, appoggia su Renzi, il consegnato per Meis che si butta dentro, poi scarico per Filloi che cerca di aggredire il ferro, poi ci ripensa, scambia con Renzi e va alla conclusione dall'angolo, realizza Filloi, bomba per Demian Filloi, 24-29. Una iniezione di fiducia per i compagni e per tutta la squadra e tutto l'ambiente da parte del capitano Filloi. Sbaglia la conclusione Filloi, che è molto bravo con questo suo semigancio, con questa sua penetrazione nel primo dell'area, questo suo semigancio che gli ha portato anche buoni risultati fino a questo momento. Tommasini, a capo da Benedusi, si incugna, scarica per Renzi, l'anticipo da parte di Benedusi e Trapani che può rimettere in attacco quando mancano 11 secondi per chiudere l'azione. Trapani sembra essere entrata con una maggiore aggressività in fase difensiva e questo lo dimostra anche l'approccio di Filloi, e non è un caso che l'abbia messo in campo Bucarello. E questo le permette anche di cercare di correre più del primo quarto sicuramente. Renzi va alla conclusione, è un po' avventurosa ma ha ragione lui, Andrea Renzi la mette dentro e Trapani recupera buona parte del suo svantaggio, 26-29 con questo canestro un po' improvvisato ed estemporaneo di Andrea Renzi, bravissimo però a mettere dentro un pallone difficilissimo. Chillo alla conclusione pesante, non trova il canestro Chillo e rimbalzo difensivo Viglianesi. Trapani vuole cercare di dare maggiore intensità al proprio gioco, cercare di velocizzarlo ma soprattutto di dare anche maggiore intensità in fase difensiva. Viglianesi, Renzi, anche Renzi si cimenta nel tiro da tre, sbaglia la conclusione, c'è un fallo di Viglianesi adesso sullo giovane della Rosa, è partito in quintetto Zanelli ma adesso è della Rosa che ha preso in mano le redini della squadra, segno che il coach ospite vuole trovare le rotazioni, vuole mettere in campo tutti per dare minuti e fiducia a tutti i giocatori, tenerli sulla corda, insomma chiamarli in campo tutti per farli entrare più presto in partita, forse perché c'è anche questa assenza di Pepper che potrebbe essere pesante. In ogni scopo Trapani è una squadra abbastanza profonda, quindi coach Nunzi fa bene, non può pretendere di vincere qui a Trapani giocando in 6-7, quindi non a caso, anche visto il mercato estivo che le ha allungato un po' queste rotazioni, cerca di far toccare il parquet un po' a tutti, mentre Trapani sta cercando di correre un po' di più, che è una specialità che insomma ama, e prima o poi anche Meis credo si metterà in partita, mentre Renzi almeno come dici tu in fase offensiva lo è già sin dall'inizio. Buon approccio in questo secondo periodo da parte di Trapani, dicevamo, anche se in realtà l'hai detto, è un po' quello che volevo dire, sta mancando al Trapani Meis, perché lo scorso anno nella parte iniziale della stagione fu tormentato dai problemi fisici, ma soprattutto perché se l'era causati proprio nel precampionato, non aveva fatto né precampionato né prime gare e poi stentò un po' a entrare in forma, però quest'anno ha condotto tutta la preparazione, dunque dovrebbe essere uno dei potenziali motivi di vantaggio di questa squadra. Tra l'altro una squadra che, avendo cambiato poco, ha proprio un punto di forza nel proprio gruppo, collaudato e integrato anche da Scott e da Tavernelli, che in questo momento sono in panchina perché in campo sono ritornati i 5 che erano tornati proprio nel secondo periodo. Va alla conclusione della Rosa, non una grande scelta, rimbalzo difensivo di Filloi anche perché l'attacco di Rieti non era pronto al rimbalzo. Renzi marcato da Eli Antonio, si gioca tutta la propria fisicità e la propria tecnica a Renzi ed è impossibile per Eli Antonio arginarlo. Eli Antonio che non è in realtà un pivot, anzi tutt'altro, potrebbe giocare anche da tre, in realtà è un giocatore un 4 con non molto fisico, anche se abbastanza lungo. Va alla conclusione adesso Eli Antonio, che ricordo nelle fine di Sant'Antimo, ai tempi quando Trapani venne promosso in Serie A, anche se fu una promozione poi virtuale conquistata sul campo, ma poi non si concretizzò poi nella stagione successiva per i ben noti motivi. Trapani in attacco con Renzi che affida il pallone a Meis, cerca di entrare in partita Meis, ma quello che è in partita è proprio Renzi che va a prendere ancora un rimbalzo offensivo, poi sbaglia anche Filloi e c'è
la spinta che gli arbitri vedono ai danni di Benedusi da parte di Tommasini e dunque fallo in attacco per Trapani. 4 secondi mancavano per chiudere l'azione a Trapani, era una buona possibilità di giocarsi il pallone del potenziale vantaggio, perché Trapani in questo secondo periodo ha messo un break di 7-0, un break che l'ha riportato al diretto contatto della formazione avversaria, che adesso si affida a Sims che fa tutto da sé e fa bene, perché mette dentro un canestro di pregevole fattura, 28-31 per Sims. Sims che è una vera spina nel fianco per la formazione granata. Filloi, alla conclusione Filloi non è fortunato, il pallone finisce fra le mani di Di Prampero che lo affida poi a Casini, scusate, della Rosa, che lo affida poi a Casini che realizza un'altra conclusione pesante. Casini che sta un po' smentendo quelle che sono le sue statistiche, non dovrebbe essere un grande tiratore, comunque conferma. Più che altro non è un gran realizzatore, però ripeto, se tira con 29 metri di spazio è chiaro che è forte anche della sua esperienza, la manina mangina da tre ovviamente ce l'ha. Giocatore di grande esperienza Casini, sta mettendo questa esperienza al servizio della squadra. 6 punti di vantaggio per Rieti, con Filloi, scarica per Viglianisi che si libera della marcatura e della rosa. Poi c'è un fallo su Meis a rimbalzo, Trapani non era riuscita a realizzare con Viglianisi, che protesta adesso nel confronto del direttore di gara perché a suo modo di vedere forse c'era un fallo su di lui. Buon per Trapani che Meis si è riuscito a prendere il rimbalzo offensivo e si avvia a Bergeo di 2 di liberi dalla lunetta, e l'americano di Trapani che fino a questo momento non ha realizzato ancora nessun punto, non è andato a tabellino. Potrebbero essere i primi punti della serata per Meis, se arrivano al 15° minuto del match, il che è tutto dire. . 29-34, il punteggio sempre a favore di Rieti, che per buona parte di questo match fino a questo momento è stato in vantaggio. Sbaglia la seconda conclusione Meis, 5 lunghezze di vantaggio per Rieti, che si riposa avanti con Della Rosa, che ha preso stabilmente il posto di Zanelli in cabina di regia. Qualche malinteso fra Pepper e Sims. Va alla conclusione ancora dalla lunga distanza Rieti con Benedusi ed è la nona bomba che mette a segno la formazione ospite, +8. Praticamente vanificato l'ottimo approccio di match nel secondo tempo, mentre Tommasini va fino in fondo con tutto il suo fisico e riesce a realizzare e a subire anche il fallo. È una delle armi tattiche di Trapani, una delle potenzialità di Trapani, quella di far leva su un gran fisico da parte di un giocatore che è un play guardia, che chiaramente non si trova dei giocatori di quella stazza spesso e volentieri dall'altra parte. Anzi, spesso Peppe lo vorremmo vedere più in post basso a far valere questo mismatch. Stavolta è andato dentro come un treno, ha realizzato e sbaglia però il tiro libero. Trapani anche un po' imprecisa e libero, proprio fa errore di Meis, ora di Tommasini, ma fortunata perché la rimessa rimane alla formazione di casa. E se dall'altra parte invece si continua a segnare da lunga distanza, mentre Trapani continua a sbagliare anche i tiri liberi, si capisce che stasera sarà anche difficile riuscire a mettere i punti fra sé e l'avversario. Trapani comanda adesso a recuperare 6 lunghezze di svantaggio. Scott sotto per Filloi che non trova il canestro, buona la difesa di Rieti. Casini, mentre abbiamo visto, è ritornato in campo, l'abbiamo detto poc'anzi, Pepper, va alla conclusione. Sims difende veramente duro la difesa di Trapani con un raddoppio anche nei suoi confronti. Protesta anche Sims perché a suo modo di vedere c'era anche un fallo. In ogni caso comunque Sims mette tutti d'accordo perché mette dentro un ottimo canestro ed è il +8 per Rieti, davvero un valore aggiunto per la formazione riatina questo Sims. Sì, parliamo un po' di questo Sims che poi ha girato
davvero il mondo, ha giocato a Porto Rico, in Corea, in Libano, in Israele, l'anno scorso col Maccabi Kiryat Gal nella massima serie israeliana, ha viaggiato con 8 e 7 punti di media e 7 rimbalzi, quindi buoni numeri in quella che è la massima serie di un campionato comunque di buon livello come quello appunto israeliano. E qua insomma sta facendo vedere un repertorio anche vario, perché non solo salti ma anche tiro dalla media. Sì, abbiamo visto infatti che è partito anche con i tiri dalla lunga distanza, tiri dalla media, anche grande fisicità sotto canestro, grande movimento, grande atletismo da parte di questo giocatore e soprattutto gran tempismo, e direi che è la ottima nota lieta per la formazione reatina. La panica vede le streghe, gli spettri dello scorso anno, quando, come vi dicevo, alla terza del campionato doveva approcciare facilmente ai playoff, guadagnarsi matematicamente i playoff, e invece venne sconfitta in casa per 73-74 alla terza del campionato, dopo che aveva vinto nettamente invece nella gara dell'andata 59-81 contro Rieti, che poi ottenne una salvezza sofferta proprio con un gran finale di stagione, con 4 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare, che le consentirono appunto di evitare anche i play-out. Trapani in attacco con Meis, si fa vedere, riceve Filloi, si butta dentro Filloi, non trova se non lo scarico per Scott, che va alla conclusione e realizza Scott. Un po' dimenticato Scott in fase realizzativa dalla squadra dei compagni, adesso ha appena avuto il pallone, non ci ha pensato due volte, è andato a dubbiare la regina da oltre 6.25. Buona lì questa palla rubata di Scott, che va a schiacciare in contropiede, si salta Scott, 36-39. E ancora... Bravo anche Tommasini per recuperare e lanciare Scott per la schiacciata. Sì, anche se era stato comunque Scott a rubare poi il pallone. Trapani cerca di giocare d'anticipo sulla linea di passaggio, va alla conclusione adesso Pepper, che mette tutti a tacere con l'ennesima bomba, ma stavolta è una propria intenzione, poco da dire, anche se Trapani concede qualcosina sempre nel tiro pesante, ed è la decima bomba, 30 punti su 42 sono venute da conclusioni pesanti da oltre l'arco per Trapani, che è sfortunata, e per Rieti, mentre c'è un pizzico di sfortuna in questa penetrazione di Meis, poi c'è un fallo che viene fischiato a Scott. Sì, antisportivo. Antisportivo, che sinceramente ci potrebbe anche stare, perché il giocatore granata è andato volutamente a cercare l'avversario. E anche se io non sono molto d'accordo, perché il regolamento non parla di volontà ma di contatto eccessivo e non necessario, onestamente non se mi sembra. Ha cercato comunque il contatto con l'avversario, ha voluto evitare che andasse in contropiede. Allora Peppe, scusami, dovrebbero fischiare almeno 150 antisportivi a partita, perché se fischiano questo. No, prendiamo per buono quella che è la decisione degli arbitri, non la contestiamo, anche perché sono loro a dover dirigere l'incontro. 36-43 con Cassini che realizza la doppia conclusione, e sono più 8. Praticamente da un più 3 si è passato nuovamente al più 8, questa altalena di vantaggi e di svantaggi che Trapani non riesce a ricucire. Ci ha provato ma non riesce ad avvicinarsi più di tanto, perché poi arriva sempre la sistematica bomba da parte di Rieti, che mette il solco fra sé e gli avversari. Pepper, Trapani a zona, Pillo, Sims, esce su di lui Renzi, sbaglia stavolta Sims, il rimbalzo è lungo e dunque non c'è la possibilità per Pepper di tirarlo giù, la palla finisce tra le mani di Canetto, poi Tavernelli si butta dentro, avrebbe potuto chiudere l'azione, non sappiamo perché non l'abbia fatto, poi il pallone finisce tra le mani di Renzi, che inventa un canestro difficilissimo. 38-44, 6 lunghezze di vantaggio per Rieti, 3 minuti ancora da giocare prima del riposo lungo. Cassini, ritornando in campo Zanelli, Pepper, servizio per Sims, poco fortunato in questa circostanza, ma il pallone finisce fra le mani di Cassini, che recupera un pallone proprio quasi dalla spazzatura, o meglio se lo ritrova quasi fra le mani direi, e poi inventa questo canestro. 38-46, 2.34 da giocare, rimonta difficile per Trapani che ci prova. Ganeto, Renzi, marcato da Sims, va a raddoppiare
su di lui Pepper, non trova il canestro Renzi ma trova il fallo, e forse anche quello che voleva. E anche per caricare Sims, che infatti potrebbe essere l'unico modo per levarlo un po' dal campo, quindi fa bene ad attaccarlo in post basso. Ecco, Sims che fino a questo momento non aveva commesso falli, è il primo fallo per Sims. Situazione falli che vede due falli di Della Rosa, due di Benelusi, due di Zanelli nella formazione ospite, due per Scotto nel Trapani. Dunque non ci sono potenziali problemi nei falli, con Renzi che mette dentro il primo tiro libero, 39-46 il punteggio. Ancora segno Renzi, 40-46, non è un punteggio basso, ma del resto segnando così tanto dalla lunga distanza diventa anche un po' più facile avere questi bottini. Casini, fallo di Tommasini su Casini. Sì Peppe, tutto sommato i 13 punti di Sims ci possono pure stare, ma pesano tanto i 13 punti di Casini, che è un giocatore esperto, senso tattico, un buon tiro piazzato, però onestamente non passa per uno che va stabilmente in doppia cifra. Non è un grandissimo realizzatore, come dicevamo, comunque ha confermato di essere veramente un uomo squadra e ha dato un'impronta al match, soprattutto perché mancava Pepper, che era il punto di riferimento offensivo principale, prioritario, sul quale Trapani aveva certamente preparato qualcosa. Ottimo pallone per Chillo, che realizza da sotto misura. Buon gioco offensivo da parte di Rieti, che costantemente trova i propri uomini sotto canestro. 40-48 il punteggio, 1:45 da giocare, Trapani in attacco. Servizio per Tommasini, che attacca il ferro e ha ragione, realizza Tommasini. Meno 6 per Trapani. Porta avanti palla Zanelli, Chillo, servizio per Pepper, marcato da Ganeto, poi Sims, Luce Filloi, non riesce a tenerlo, Sims ha vita facile, più 8 per Rieti, 42-50. Sì, marcatura un po' squilibrata dal punto di vista atletico ovviamente. Tavernelli, servizio per Filloi che sparacchia un tiro da lunga distanza. Il rimbalzo offensivo è di Trapani con Renzi, l'ultimo a toccare credo sia stato Chillo, e infatti Trapani rimette in attacco. Tavernelli per Filloi, Renzi che affida il pallone ancora a Tavernelli. Carico ottimo per Tommasini, che ha un tiro libero ma non riesce a metterlo dentro. Poi perfeziona il rimbalzo Filloi appoggiando al compagno. Ancora Tommasini, scarico per Ganeto, ci prova anche lui e finalmente Tavernelli lo mette dentro. Un tiro da due punti per Ganeto, da tre punti per Ganeto, una bomba per Ganeto, così almeno segna il tabellone. Avevamo visto un tiro da due dalla nostra postazione, ma siamo ben lontani dall'azione, la nostra visuale conta veramente ben poco. 45-50, 15 secondi, gioca col cronometro Zanelli, vuole l'ultimo tiro, il blocco di Chillo, Zanelli, scarica per Chillo che realizza, bravissima Rieti in questa circostanza a chiudere, e Trapani ci prova, realizza incredibilmente con Tavernelli, si arrabbia maledettamente Nunzi per questo pallone della disperazione che Trapani ha consentito a Tavernelli di tirare. Bravo Tavernelli, direi che soprattutto i meriti sono suoi, anche se Rieti non credeva proprio che Tavernelli potesse riuscire a segnare. È un tiro della disperazione, è un tiro che viene considerato da due punti. Allora Peppe, riepilogo, da due punti, come avevo visto bene il canestro di Ganeto, da tre punti di Tavernelli. Esatto, quindi allora 46, era 47-50, era 42-50, è diventato poi 44-50 e diventa adesso 47-50, come segna il tabellone, perché è stato anche il canestro di Chillo, che è stato anche quello un canestro da tre punti. Direi che sta successo di tutto in questo finale di
di secondo periodo, sempre più bello lo spettacolo per il pubblico, un po' meno per i giocatori di Granata che sono chiamati a recuperare sei lunghezze che comunque con questa invenzione di Tavernelli si tengono agganciati a Rieti e cercheranno di fare il meglio nel secondo tempo per recuperare questo svantaggio. Linea la regia al nostro Rosario Milano. Ritorniamo al commento dalla Pala Elio, sempre Peppe Cassisa e Salvatore Barraco per questo secondo tempo di Trapani e Rieti. È finito 47-53 il primo tempo, un po' a sorpresa, ma comunque ha meritato il vantaggio di Rieti perché ha condotto per quasi tutto il primo tempo. E proprio sta accusando un po' Salvatore quelle che sono le sue disattenzioni sui tiratori da tre. Era un po' successo anche lo scorso anno, diciamocelo francamente, quando prendevamo molti tiri. Qui la sequenza stasera è stata magari anche un po' inconsueta perché 11 tiri messi a segni sono sì merito degli avversari, però ci sono anche dei meriti di Trapani che ha lasciato troppo spazio in certe circostanze. Il fatto che prendere 53 punti nel primo tempo conferma che qualcosina in difesa non ha funzionato, ripeto, al di là di quelli che sono i meriti della formazione reatina che ha giocato mettendo a frutto quel che è la propria panchina, non facendo giocare Pepper probabilmente perché non era entrato in campo nel migliore dei modi, perché non ha nessun problema fisico, l'abbiamo domandato alla panchina reatina, e Trapani non è riuscito soprattutto in quello che era il suo piano partita, cioè quello di non dare fiducia questa squadra, che invece di fiducia ne ha preso col passare dei minuti. Poi guarda caso Trapani è riuscita a ridimensionare un po' questo gap negativo con un tiro della disperazione di Tavernelli che si è fatto arrabbiare Nunzi, ma in realtà è un po' più merito di Tavernelli che demerito della difesa, che mai e poi mai si pensava di poter prendere un canestro da oltre metà campo. Sì Peppe, dico, non c'è molto da girarci intorno, 11 su 16 da 3 di Rieti pesa, e Peppe, sto facendo qua un'analisi delle statistiche, 7 giocatori di Rieti oltre il 50% da 3, una cosa che io non ho mai commentato, e quindi ciò vanifica le buonissime percentuali di Trapani, il 14 su 22 da 2, il 64%, il fatto che Trapani abbia recuperato anche il gap al rimbalzo e si trova addirittura avanti. E per quanto riguarda le prestazioni individuali, segnalerei oltre all'ottimo Sims, 5 su 7 da 2, 1 su 1 da 3, il 3 su 3 di Casini, e per Trapani il 7 su 8 di Renzi, ecco, con 6 rimbalzi. Benissimo, ti chiamo in causa perché l'abbiamo commentato anche nel corso dell'incontro, c'è Mace che in attacco non si è visto, ha segnato un tiro libero, fatto 1 su 2 dalla lunetta, per il resto non l'abbiamo visto prendersi anche responsabilità in attacco. E l'unico che come al solito ha dato continuità in attacco è stato Renzi, perché anche lo stesso Scott l'abbiamo visto all'inizio di match e poi nella parte finale, ma è stato servito molto poco poi dai compagni. Sento che qualcosa ancora bisogna migliorare nel gioco di Trapani in questo precampionato, che è stato un precampionato direi abbastanza positivo per tutte e due le squadre. Soprattutto Rieti ha fatto un ottimo precampionato, ma anche Trapani tutto sommato è andata crescendo, ma ancora di squadra bisogna sulla squadra bisogna proprio giocarci. Sì, per quanto riguarda Mace, Peppe, non so se sto dicendo una cosa fuori dalla realtà, ma lui che è abituato molto, pur non essendo un playmaker, a toccare il pallone, magari giocando esclusivamente da guardia, prima di scaldarsi ci mette qualche minutino in più. Non so se è una chiave di lettura che ci può stare. Però l'abbiamo visto proprio prendere poche responsabilità al tiro. Comunque vediamo quello che succede in questo secondo tempo. Trapani è sceso in campo con Tavernelli, proprio con Mace, poi c'è Gareto Scott e completa il quintetto Renzi per la formazione ospite. 5 secondi per concludere l'azione. 5 secondi per concludere l'azione. Per il quintetto ospite ci sono Zanelli, c'è Di Prampero, poi Gillo, Sims, e completa il quintetto Pepper. Trapani che deve andare al tiro, c'è un fallo nettissimo nei confronti di Tavernelli perché Zanelli ha tenuto per la canotta l'avversario, ma gli arbitri lasciano, non vedono probabilmente, perché è stata evidente la nostra postazione proprio questo accenno di trattenuta. E in ogni caso comunque Rieti va in possesso di palla. Sims, Pepper, Zanelli, marcato da Gameto, Pepper, su di lui c'è Tavernelli, pasticcia un po' Pepper, Scott si invola in contropiede, non trova il canestro, poi il rimbalzo offensivo di Gameto che ribadisce a canestro dopo aver sbagliato
una conclusione non proprio impossibile. Trapani fa capire che ci crede, 49-53. Di Trampero per Pepper, ancora Di Trampero alla conclusione, è un cross per Sims, poi c'è il fallo di Ganeto, neanche sfiora il ferro la conclusione di Trampero. Buon per lui che Sims tiri giù il rimbalzo, o quantomeno si trovi il pallone, forse proprio fra le mani. Sesto rimbalzo di Sims, che oltre a realizzare dà una mano anche dentro l'aria. Di Trampero, scusate, Zanelli, posto di palla, su di lui c'è sempre Ganeto, strano accoppiamento questo, mentre Pepper prende a realizzare e anche lui, manca a dirlo, mette dentro dalla lunga distanza. 49-56 ed è la dodicesima bomba che realizza la formazione ospite. Renzi gli ruba il pallone, Sims si invola in contropiede, Pepper e realizza. Bella azione della formazione reatina e allunga Rieti. 49-58, meno 9 per Trapani. In cabina di regia c'è Meis. Marcato da Di Trampero. Poca fluidità su questa manovra offensiva di Trapani, che però manda il tiro Ganeto, che realizza dalla lunghissima distanza. 52-58. Di Trampero per Pepper, che ha preso un'altra piega e un altro rendimento in questo secondo tempo. Gli era successo anche lo scorso anno, quando non aveva iniziato benissimo e poi era diventato invece il protagonista nel secondo tempo. Ganeto, sbaglia Ganeto, rimbalzo difensivo di Zanelli, che cerca di servire l'assist in contropiede per Pepper. Intercetta Meis, convinto e sicuro di poter far suo il pallone, che gli sfugge poi dalle mani, e finisce dunque questo tentativo di gioco di transizione, questo contropiede di Rieti con questa rimessa in zona d'attacco. Si appresta a batterla Chillo, terra arbitrale, vi dicevo stasera, formata da Cappello di Portempedo, che è un 45 anni, tra qualche settimana un arbitro che è abbastanza collaudato. La sua stagione arbitrò Trapani Agropoli, unica partita arbitrata per Trapani da parte della terra arbitrale di stasera. Ottimo l'intervento di Pepper, che non commette fallo e ruba il tempo a Ganeto. Gli altri arbitri sono Pirantozzi, che scrive, diceva, un 33enne, che lo scorso anno appunto non ha arbitrato Trapani, che lo scorso anno ha arbitrato anche lui una sola volta a Trapani, ed è questa la strana coincidenza di cui volevo parlare, perché fu proprio la partita Trapani-Rieti che si giocò qui al Palaiglio, che Rieti vinse di una lunghezza alla 28esima di campionato. L'altro arbitro invece non ha mai arbitrato ed è Marota di San Benedetto del Tronto, un 38enne terzo arbitro, che completa stasera il trio dei direttori di gara. Approfittiamo anche di questa citazione degli arbitri per parlare degli ufficiali di campo, che stasera sono Francesca Voltaggio di Trapani, Rosalia Farina di Palermo e Silvia Calvino di Trapani. Trapani che è in attacco adesso con Meis, Scott, pallone dentro che finalmente arriva nelle mani di Renzi, ancora Ganeto da tre, tiro cortissimo, ma scadono anche 24 secondi, il pallone finisce fra le mani di Rieti con ottimo scarico per Pepper, tiro lunghissimo, ancora un rimbalzo in attacco di Sims e Trapani recupera finalmente il pallone con Tavernelli che spinge sull'acceleratore, c'è un fallo nettissimo fischiato dagli arbitri, fallo di Trampero. Sì Peppe, volevo dire come ovviamente in questo momento Rieti è molto più lucida, mentre Trapani non riesce ad arginare le bocche da fuoco avversarie. Abbiamo notato come Rieti chiude anche con 3-4 uomini, Renzi raddoppia sul pick and roll Mason, quindi gli uomini più pericolosi, e magari concede qualcosa a chi? Al tiro da tre di Ganeto, che ci può stare, perché in un gioco statistico sappiamo come l'esterno di Trapani è il giocatore meno affidabile al tiro. Tomasini
riceve, cerca di giocarsi l'azione personale, viene raddoppiato, poi scarica per Scott. Pasticcia Scott anche con questo passaggio sul Ganeto, poi tutto regolare per gli arbitri, recupera il pallone e Scott si arrabbia Nunzi perché vuole che i suoi vadano subito a difendere. Renzi, ancora Renzi sull'errore al tiro, e realizza Andrea Renzi, fase di gioco veramente molto farraginosa e molto confusionaria. Buon per Trapani che si è arrivato a questo canestro provvidenziale di Renzi, mentre si deve provvedere anche ad asciugare il parquet. Lo spettacolo del primo tempo mi pare che non ci sia, almeno in queste prime battute, grande confusione, però una buona lucidità da parte di Rieti che ci crede, che è entrata veramente bene perché ha trovato anche il proprio giocatore più importante, Pepper, in fase realizzativa, ma soprattutto mi sta piacendo anche in difesa perché riesce a chiudere le azioni di Trapani, come giustamente dicevamo poc'anzi. Sì, buoni questi raddoppi sul ball basso, mentre Trapani ha condotto un contropiede proprio non da manuale, ma potrebbe dargli quello spunto affinché, insomma, la squadra di Ducarello finalmente ricuscia definitivamente lo strappo e non rimanga sempre a questi 6-8 punti che poi man mano che il tempo scorre sono difficili da arginare ovviamente. Si riprende a giocare con la formazione granata che lascia in panchina Meis e preferisce l'accoppiata Tavernelli-Tomasini in regia. Zanelli, era buono l'intenzione, ma è stato bravissimo Renzi a allungare la linea del passaggio. Trapani recupera palla, Tommasini si butta dentro, scarica per Tavernelli, tenta la conclusione appoggiando al tabellone, poi c'è il fallo di Renzi con Sims che era andato a tirar giù un preziosissimo rimbalzo. Fallo di Andrea Renzi, secondo fallo di squadra, secondo fallo per il giocatore granata. Sì, continuo a dire che Rieti è bravo perché cerca di far tirare a Trapani delle conclusioni che non hanno, comunque a bassa percentuale, come questa ad esempio di Tavernelli che non era facilissima, e questo è il gioco chiaramente che deve fare Rieti. Poi se Trapani trova il canestro, insomma, della vita o difficile, ben per lei. Quindi, insomma, sicuramente finora più lucida la formazione ospite di quella di casa. Bravo anche Nunzi, perché abbiamo visto nel corso del primo tempo, quando ha chiamato in campo Casini che non aveva messo piede sul parquet, ha ottenuto quei 13 punti da parte dei giocatori dell'argentino che pesano tanto sul match. A proposito di punteggi, fino a questo momento ci sono 18 punti nel Trapani per Renzi, mentre tira giù il rimbalzo Scott, mentre l'altro unico giocatore ad aver realizzato in doppia cifra con 11 punti è Scott, dall'altra parte 13 di Casini, l'abbiamo detto, 12 di Sims e 10 di Pepper. Tomasini, servizio per Ganeto che ancora una volta va al tiro dalla sua posizione preferita e realizza. 57-60, Trapani si riavvicina e non è un caso che Nunzi decida di rimettere in campo Casini, che è andata a sedere sul tubo del cambio di Trampero. Buono il tentativo di conclusione di Trampero, ma non trova il canestro, la palla si ferma sul primo ferro. Poi Giglianisi, il lob per Ganeto che prima di finire fuori dal parquet cerca di servire un compagno, la cosa non gli riesce perché Scott non riesce ad abbrancare il pallone. Zanelli, scarico per Pepper, tiro apertissimo di Pepper che non perdona, e l'ennesima bomba. È un po' quello che temeva anche il coach granata, questi scarichi e questi tiri aperti che in questo momento hanno portato Pepper a realizzare dalla lunga distanza. È un po' un leitmotiv di quello che stiamo vedendo stasera, queste conclusioni continue da tre punti, stavolta molto ben costruita da parte di Rieti, che poi alla fine è importante metterlo alla fine il tiro dentro, perché anche se giochi tiri da solo puoi anche sbagliare, però Rieti stasera dalle ottime percentuali e quindi anche lì meriti per la formazione di Nunzi che ha realizzato la sua 13ª bomba. Sono 39 punti su 63 e direi sono veramente tanti. Sì, Trapani ha sprecato il meno uno, il potenziale meno uno con questo contropiede con passaggio lob non andato a buon fine. Dall'altro lato Rieti chirurgica ha punito, 39 punti dall'arco sono veramente tanta cosa in praticamente soli 26 minuti di gioco.
Chiaramente ormai Rieti, Peppe, è in fiducia, quindi adesso, anche se magari dovesse tirare con un po' meno spazio, è chiaro che i giocatori di Rieti sono on fire, quindi la mettono con più continuità e anche nelle situazioni un po' più complicate. Sì, ma soprattutto perché in questo secondo tempo ha preso a infiammarsi proprio Pepper, che ha messo dentro già 10 punti in questi primi 6 minuti e 15 di gioco. Si sa quanto possa essere fondamentale nel potenziale offensivo di questa squadra. Pepper lo scorso anno realizzò 17 punti qua a Trapani, 22 le realizzò Parente, che fece una grandissima partita, ma la continuità nel secondo tempo di Pepper fu proprio disarmante e fece pendere un po' la bilancia dalla parte reatina. Trapani dunque ancora una volta costretta a ricucire lo strappo e a rimediare a questo vantaggio di Rieti, un vantaggio comunque meritato. Ottimo il pallone sotto per Ganeto, che non trova un facile canestro. Recupera la difesa di Rieti con Zanelli, adesso marcato da Viglianisi. Il servizio è per Sims, poi Chillo. Non c'è il backdoor per Casini. Zanelli, il lob invece arriva a Chillo, che è poco fortunato in questa circostanza, aveva eluso l'intervento del difensore Granata, ma la palla balla sul fore e poi finisce fuori. Tommasini, va all'azione personale Tommasini, che viene fermato famosamente da Casini. Sempre 6 lunghezze di recuperare per Trapani, 2 minuti e 55 secondi da giocare. Secondo fallo per l'idolo argentino Casini. Sostituzione del Trapani con Filloi, che entra in campo al posto di Renzi, che il suo in attacco sicuramente l'ha fatto, perché è stato il punto di riferimento offensivo di Trapani, 18 punti per lui. Continua invece a farsi vedere pochissimo sia in campo sia in fase realizzativa Meis. Assolutamente sì, anche se Renzi ha realizzato solamente 2 punti in questo secondo tempo, ma ci sta, mentre Meis giace in panchina proprio perché coach Ducarello gli vuole dare una bella sterzata affinché faccia un finale di partita degno del suo nome. Realizza il primo libero Tommasini, che si prepara anche per il secondo viaggio in lunetta, e stavolta lo sbaglia, rimasto difensivo di Pepper, dunque 58 a 63 meno 5 per Trapani. Casini, raddoppia Trapani su di lui, buona circolazione di palla di Rieti, che tira giù un rimbalzo in fase offensiva, è quello che Trapani non deve concedere. Lo tira con il solito Sims, che potrà beneficiare di 2 tiri liberi, fallo proprio voluto, quello è speso in maniera sacrosanta da Trapani nei confronti di Sims, che nel primo tempo in lunetta non c'è mai andato. Mette dentro il primo tiro libero il giocatore laziale, prima stagione per Sims a Rieti, mentre seconda stagione consecutiva per Pepper. Ancora segno Sims, 65 a 58, 17 punti per il giocatore reatino. Rieti che in campo ha Zanelli, Pepper, Eli Antonio, Sims e Casini, mentre per Trapani sono Filloi, Renzi, Tommasini, Ganeto e Viglianisi. Tommasini possesso di palla, riceve Ganeto, il servizio è per Viglianisi, poi Filloi, buon movimento di Filloi, meno 5 per Trapani. Viglianisi cerca di infastidire in fase di posizione di gioco Zanelli, e si sa quanto sia bravo in fase difensiva. Viglianisi ruba palla a Ganeto, che può andare in contropiede, c'è il fallo fischiato a Zanelli e Ganeto si arresta, realizza e ha anche l'opportunità di beneficiare del tiro libero aggiuntivo. Brava Trapani a recuperare e a rubare il pallone fra le mani di Sims, cosa che nel primo tempo era riuscita Sims, aveva propiziato un contropiede, stavolta invece il contropiede lo ha subito. Sì, c'è sicuramente in questo momento Peppe un quintetto più difensivo con Viglianisi, Tommasini, Ganeto e Filloi contemporaneamente in campo,
e Ganeto magari non sembra lucidissimo, ma dimostra che la grinta sicuramente non gli manca e sta cercando di caricare la squadra al suo modo, quindi andando in contropiede, ogni tanto pigliandosi le responsabilità anche al tiro da fuori. Sì, esperienza, carattere da parte di Ganeto, da parte di Filloi in particolar modo in questo momento sono importanti per Trapani. Ganeto mette dentro il potenziale gioco da tre punti, lo concretizza. Porta Trapani a due sole lunghezze, a 1:52 minuti, 52 secondi dalla fine del terzo periodo. Trapani ha ripreso contatto con Rieti. Cassini, buona difesa di lui con Massini, servizio per Sims che inventa un ottimo canestro sfruttando anche il tabellone, almeno così in passo dalla nostra postazione. Più 4 per Rieti, Viglianesi che si accorge proprio l'ultimo secondo del passaggio del compagno. Renzi, il consegnato per Tommasini che si butta dentro, poi scarica per Viglianesi, 5 secondi per chiudere l'azione, lo deve fare Andrea Renzi che viene raddoppiato, scarica per Viglianesi ma è finito con i 24 secondi che riconsegnano palla alla formazione reatina. Renzi braccato, buona difesa, Renzi braccato, non era riuscito ad andare alla conclusione quando mancavano 4 secondi. Dunque riprende il possesso di palla la formazione laziale con Benedusi, sta avendo un po' da tutti ed era quello che voleva Nunzi. Panchina che è abbastanza qualitativamente, non è che sia eccezionale probabilmente quella di Rieti, però è abbastanza compatta, mentre adesso realizza un ottimo canestro Elia Antonio e la sua prima conclusione della serata. Era l'unico che mancava al referto ancora. 69-63, Renzi, servizio per Tommasini, va alla conclusione Filloi, poi il pallone finisce fra le mani di Casini. È una difesa molto agguerrita, molto, molto forte quella di Rieti, che è sempre pronta ad uscire sui tiratori e a raddoppiare nel pieno dell'area. Della Rosa, Trapani che recupera palla con Neis che viene fermato fallosamente da Benetusi. Una bella arrabbiatura da parte di Nunzi nei confronti di Della Rosa. Viene consolato da Casini. Della Rosa, Neis che si presenta in lunetta per due potenziali punti, 63 Trapani, 69 Rieti, tiro che è corto ma finisce in fondo alla retina. ...13 secondi poi mancheranno alla fine di questo terzo periodo e cercherà sicuramente un solo tiro la formazione di Rieti, mentre sbaglia Neis e c'è il fallo che viene fischiato a Viglianesi in attacco. 64-69, 13 secondi e 60 centesimi da giocare, 61 centesimi, le solite lampadine che non funzionano nel tabellone del Pallailio ci chiedono di essere precisi, ma dovrebbero essere 61, poco cambia, una decina di secondi per chiudere l'azione per Rieti. Casini, si butta dentro Casini, bravissimo Casini a mettere dentro un pallone importantissimo, 64-71, stavolta non c'è il tiro della disperazione di Tavernelli e finisce dunque col più 7 per Rieti questo terzo periodo con un Casini ancora chirurgico in fase offensiva. Linea alla regia, il nostro Rosario Milano. Periodo dal Pallailio per questo incontro fra Trapani e Rieti che sta riservando un po' di delusioni per come sta andando per i tifosi granata, assai numerosi stasera, c'è gran caldo qui al Pallailio ma c'è gran pubblico e sinceramente era quello che si aspettavano un po' tutti i dirigenti granata, e perdere una partita già all'esordio potrebbe essere anche pesante.
Rieti in ogni caso sta meritando questo vantaggio, è stata costantemente avanti tranne il primo periodo quando Trapani si è portata sul 12-9 avanti con il resto di Renzi, per il resto Rieti è stata sempre avanti e meritatamente, come dicevamo, ispirata dai tiri da tre punti che per buona parte del match hanno fatto la differenza. 13 su 21 per Rieti fino a questo momento, con un 3 su 3 di Casini, un 2 su 3 di Chillone, un 3 su 4 anche di Pepper, e poi con gli altri che hanno realizzato anche con percentuali diciamo meno importanti, ma sempre andando a segno. Dall'altra parte Trapani invece è riuscita in attacco a realizzare con Andrea Renzi con una certa costanza, non ha avuto il suo americano principale, cioè Mays, in fase di realizzazione. E in questo secondo tempo, in questo ultimo periodo anzi, Trapani rimette in campo proprio Mays oltre a Viglianesi, poi c'è Silloi, Tommasini e Scott, lascia un po' di riposo a Renzi. Trapani che è riuscita soprattutto con la difesa a ricucire un po' lo svantaggio e ha chiuso sotto di 7 punti, perché poi Rieti nel finale è riuscita nuovamente a trovare dei canestri importanti. Rieti che è rientrata in campo con Di Campero, con Della Rosa, con Cassini, con Chillo, con Benedusi e con Eli Antonio, quindi un quintetto un po' di seconda linea. Adesso prende il canestro in apertura di Mays, 66 a 71, ma il merito di Nunzio è proprio quello di aver coinvolto tutti i propri giocatori, aver avuto il massimo probabilmente da tutti, come in questo momento da Eli Antonio, che è entrato in fiducia e che ha realizzato un canestro, praticamente il secondo consecutivo, se eccettuiamo quello di Casini di fine terzo periodo. Tommasini si butta dentro, subisce il fallo di Benedusi, in panchina rimangono, lascia Nunzi sia Pepper sia Sims. Benedusi che si scusa con il primo coach per questo errore. Ritorna in campo Zanelli al posto di Della Rosa. Otto minuti e 46 secondi da giocare in lunetta per Trapani, c'è Tommasini, fermato lo scorso anno dal brutto infortunio, ha recuperato fine campionato, anche se poi una distorsione della caviglia lo ha fermato in questa parte iniziale della stagione, sia lui sia Ganeto, nulla di grave comunque. 67 a 73, Casini, Eli Antonio, servizio per Zanelli, ottimo lo scarico per Benedusi, l'ultimo a toccare un giocatore trapanese, anche se Trapani protesta perché a suo modo di vedere l'ultimo a toccare è stato Chindò, gli arbitri dicono che deve rimettere in attacco Rieti. Sono pesanti questi possessi concessi, perché insomma Rieti sbaglia poco, una volta che sbaglia gli si ridà il possesso, davvero anche psicologicamente diviene pesante. Eli Antonio sbaglia la conclusione, rimbalzo difensivo di Ganeto. Si può continuare a giocare perché la palla è finita fra le mani di Trapani. Tommasini vuole difesa probabilmente Nunzi per cercare di mantenere questo vantaggio e poi giocarsela proprio alla fine. Scott su di lui, c'è Benedusi, palla per Viglianesi, il tiro è corto e il tap-in di Scott che mette dentro il canestro del meno 4. Ennesima arrabbiatura di Nunzi in panchina. Tommasini non riesce a mantenere in campo il pallone, anche se riceve i complimenti e le congratulazioni da parte del proprio coach Ugo Di Verello, riconfermato coach Granata, come riconfermato è stata quasi tutta la squadra, vi dicevo. Entra Sims nel frattempo. Sims sale anche un po' l'incitamento del pubblico, ispirato dai trapanesi Granata che da quest'anno sono in mezzo ai tifosi, e anche questa è una bella notizia. Fallo di Mays, questi Granata che sono stati isolati un po' vicino alla postazione della panchina Granata, che adesso invece ritornando in mezzo al pubblico possono far proprio da volano e alimentare il
il tifo Granata mentre seguivamo l'azione di gioco e vedevamo questo fallo di Viglianese nei confronti di Zanelli, che sta cercando di difendere anche più forte, però è costretta a spendere anche dei falli. Terzo fallo di Viglianese. Ma ci può stare, perché ancora non c'è il bonus raggiunto, quindi vuole dare anche un messaggio alla formazione di coach Nunzi, e quindi anche qualche fallo volutamente speso rientra secondo me nei canoni di gioco che Trapani deve perseguire. 7:30 da giocare, più 4 per Rieti, 2 falli di squadra per Trapani e 1 per la formazione ospite. C'è un fallo ancora della difesa trapanese, terzo fallo. Soddisfazione sulla panchina ospite, che abbiamo proprio vicino alla nostra postazione. Terzo fallo per Claudio Tommasini. Sì, il terzo di squadra pure in questo quarto periodo. Casini fida il pallone a Sims, poi Benedusi, ed è il quarto fallo fischiato, stavolta direi un po' con fiscalità, troppo fiscalità da parte dell'arbitro, che usciva dal blocco Viglianese, che commette anche il suo quarto fallo, il quarto fallo di squadra di Trapani in questo ultimo periodo, ma soprattutto il suo quarto fallo personale. Quindi ogni fallo porterà a Rieti Lunetto, questo a 7 minuti dalla fine è pesante per Trapani. Sì, certamente non è una bella notizia per Trapani, che ne ha spesi troppi, ha speso 3 falli praticamente in un'azione. Zanelli, Sims, tiro di Sims, veramente una grande partita quella di Sims, 69-76, un lungo che tira con questa percentuale, con questa precisione, meglio averlo. Tommasini, Viglianese, c'è il fallo fischiato a Zanelli, che chiude la strada al giocatore Granata, più 7 per Rieti, che continua a essere saldamente con le mani sul match e sempre avanti. L'inizio della partita in pratica Salvatore è stata sempre nelle mani di Rieti, tranne un paio di minuti nel corso del terzo periodo e anche del secondo periodo, quando Trapani è riuscita ad avvicinarsi, però non è riuscita mai a prendere la formazione reatina, che ha avuto sempre quello scatto di orgoglio, quel canestro da 3 punti, quella lucidità offensiva e anche difensiva che sono riuscite a lasciarla avanti nel punteggio. Assolutamente così, il controllo del match da parte di Rieti, ci vuole qualcosa che anche emotivamente faccia cambiare il trend della partita, perché così la vedo dura per Trapani, proprio per l'aspetto che diciamo poc'anzi. Anche Rieti si sta caricando di falli. Fallo di Sims adesso. L'altro Sims poc'anzi ha messo un tiro che a mio avviso è un po' episodico, ma che in ogni caso ha punito un'ottima difesa di Trapani, quindi molto duro da digerire per la formazione di coach Ducarello. Sì, sarà stato episodico, però Sims ce l'ha nelle corde, perché l'ha dimostrato anche nel primo tempo, che il tiro da 3 è diciamo nelle sue possibilità. Tommasini non riesce a superare il suo avversario diretto, poi deve fare un arresto e tiro e finire proprio sul finire dei secondi, realizza Tommasini. A proposito di tiri episodici, importantissimo questo canestro da 3 di Tommasini, che fa il paio appunto con quello di Sims. Ma le vittorie e le sconfitte si fondano anche su questi episodi. Benedusi ha qualcosa da ridire nei confronti di Gianeto. Casini e Chilloni dicono di stare tranquillo, perché non c'è assolutamente bisogno di complicarsi la vita e di replicare agli avversari proprio in questo momento. Non sono utili sicuramente per Rieti, potrebbero essere utili per Trapani, per cercare di far caricare un po' l'ambiente e cercare di mettere su altri binari la partita. Lo capisce anche il pubblico, che cerca di star vicino alla squadra in questo momento. Più 4 per Rieti, e li mette a Benedusi, che non sbaglia. 7-2, 7-7, ancora segno a Benedusi, ed è più 6 per Rieti, 6 minuti e 23 secondi da giocare. Tommasini, marcatura sempre individuale da parte di Rieti. Meis,
c'è il cambio difensivo. Trapani può andare alla conclusione pesante con Scott, poi l'ultimo a toccare è Filloi, il servizio per Meis. Subisce una botta Filloi, una vomitata, nulla di grave, molto episodico nel vero senso della parola questa, nei confronti di Zanelli, nel contatto con Zanelli che si è andato a scusare. Rimessa per Filloi, Meis, ancora Filloi che va al tiro frontale da tre, non trova la conclusione pesante, è sempre meno 6 per Trapani. Zanelli, si butta dentro in un'azione che era stata molto statica da parte di Rieti. Zanelli ha inventato questo canestro, non so quanto è voluto questo modo di giocare, probabilmente Zanelli ha intuito che non c'era altro modo per chiudere l'azione. Neis non trova la conclusione, Filloi stavolta rinuncia al tiro, da a Ganeto che realizza, il solito gran lottatore Ganeto, 74-80 con un tiro libero per il potenziale gioco da tre punti per Ganeto. Trapani ce la sta mettendo tutta, Salvatore, però le difficoltà ci sono. Filloi in panchina, in campo Andrea Renzi in questo finale di match, 5-20 da giocare, c'è bisogno del miglior Trapani per riuscire a portare a casa questo primo successo stagionale in questo inedito esordio, inedito come vi ho detto, perché Trapani per la prima volta gioca davanti ai propri sostenitori in questa stagione, è una vera e propria partita. Assegno Ganeto, azione da tre punti e meno 5 per Trapani, 75-80, 5-14 da giocare, Zanelli in possesso, il blocco di Chillo, Zanelli, servizio per Sims che gioca molto alto, Pepper inventa un tiro, Pepper, la palla non finisce in fondo al sacco perché c'è poi Meis che se ne appropria. Scott, Tommasini, un tiro dalla lunghissima distanza che realizza Tommasini, un gioco molto perimetrale in questo frangente da parte di Trapani, non so quanto voluto, non so quanto legato alla buona difesa di Rieti, sa di fatto che Trapani finora ha utilizzato, abbiamo potuto vedere, molto poco Scott nei propri meccanismi, lo sta facendo giocare troppo distante dal canestro e forse per dare anche più possibilità a Renzi di giocare da solo sotto misura, ma in questo caso abbiamo avuto ragione, perché ha avuto ragione Bucarello, perché Tommasini ha inventato questo tiro da tre, però in realtà i problemi rimangono. Trapani, diciamo, da un lato è stata brava a colpire gli spazi e le concessioni di Rieti, perché chiaramente Rieti focalizza la sua attenzione su alcuni giocatori e concede qualcosina al tiro da tre di Tommasino, di Ganeto, quindi brava Trapani a leggere questa situazione. Chiaramente non è un gioco offensivo linearissimo in questo momento, ma è pure difficile a 4 minuti dalla fine pretendere una partita punto a punto, appunto un gioco che sia fluidissimo. Trapani, tra l'altro, Salvatore, scusami se interrompo, hai speso tanto perché sei stato sempre a inseguire e hai cercato sempre di acchiappare l'avversario, quasi più volte ci sei riuscito, però non sei riuscito mai a mettergli mai di sopra, quindi la apprensione, la tensione, gli sforzi anche che Trapani ha dovuto sostenere alla fine sono di quelli che potrebbero anche pagarsi. Sì, Trapani in sostanza, sia in termini di energie mentali sia fisiche, in sostanza da questa situazione deve trarre inerzia positiva e magari spuntarla nonostante i punti probabilmente Rieti fino a questo momento stia meritando. Due lunghezze di vantaggio per Rieti, che ha visto assottigliare il proprio margine di vantaggio dopo il gioco da tre punti di Ganeto e i tre punti di Tommasini. Sale l'incitamento del pubblico granata, ripeto assai numeroso stasera qui al Palaiolo. Casini, servizio per Sims marcato da Meis, improponibile questa marcatura, poi il rimbalzo di Renzi, aveva raddoppiato comunque prontamente Trapani su questa marcatura di Meis, su questo accoppiamento che si è venuto a coordinare con Sims. Ganeto,
pubblico vicino ai giocatori granata che hanno fra le mani il pallone del potenziale vantaggio o quantomeno dell'aggancio. Tommasini, si incuna Tommasini, lei apre Tommasini che col tabellone si aiuta e ha ragione, 80 pari, 3 minuti e 45 secondi da giocare, adesso bisogna mantenere la lucidità, non farsi prendere la mano e giocarsi la partita pallone dopo pallone. Sims, Killo, Zanelli va alla conclusione, c'è un fallo inutile di Scott che finisce su Zanelli, che chiaramente accentua un po' il contatto e la caduta, tre tiri liberi per Zanelli. Ingenuità di Trapani con Scotto che non è riuscito a controllare il corpo. Sì, hai detto bene tu, inutile, perché sostanzialmente aveva scagliato il tiro, la palla era uscita e Trapani ha fatto una buona difesa vanificata da questa ingenuità, ma insomma in questi momenti convulsi ci può anche stare, il fallo c'era tutto, vediamo se sarà freddo il giocatore ex Omegno. Tre tiri liberi per Zanelli, sbagliato il primo tiro libero, l'entusiasmo del pubblico di casa, segno il secondo, ritorna in vantaggio la formazione ospite, più due per Rieti, con 2 su 3 dal momento per Zanelli, 80 Trapani, 82 Rieti, 3 minuti e 20 secondi, 26 secondi da giocare. Tommasini per Neis, il servizio per Ganeto, un lob per Renzi che sicuramente non è dei migliori, non ci poteva proprio arrivare Renzi, anche se in leggero controtempo, ma non è stato una, era una bella idea, però l'esecuzione del passaggio non è stata delle migliori. Oltretutto Trapani dovrebbe cercare di buttarsi dentro, perché Rieti ha speso il bonus e lucrare qualcosa dalla lunetta, gioco fermo, senza spendere tante energie non sarebbe male. Casini, marcato da Neis, porta a spasso il pallone, poi scarica per Sims, si riduce a Scott. Buon movimento di Sims, molto bravo Sims. 84-80 è il giocatore dell'ultimo tiro, un giocatore che sa veramente mettere dentro dei palloni importanti e pesanti nei momenti delicati del match. Neis, più 4 ancora per Rieti. Neis per Renzi che non può sbagliare, anche se va a chiudere su Bruno Pepper. Buona azione offensiva di Trapani con questo raddoppio su Neis, con questo pallone dentro l'area per Renzi che da quella posizione non può sbagliare, sta cercando di trovare Renzi sotto misura Trapani in queste ultime azioni come suo punto di riferimento migliore in attacco. Casini sbaglia e rimbalzo di Scott, ancora un pallone nelle mani di Trapani a due minuti e tre secondi in questo momento dalla fine. Tommasini, palla per Renzi, ancora per Renzi che questa volta sbaglia, marcato in maniera molto dura da parte di Killo che comunque non ha commesso fallo a giudizio degli arbitri. Zanelli, fa passare secondi, poi va alla conclusione con un buon arresto e tiro di Zanelli. Rieti si rivolta avanti, grande entusiasmo nella panchina reatina, 86 Rieti, 82 Trapani, importantissimo questo canestro di Zanelli a 1 minuto e 40 secondi dalla fine del match, brava comunque sempre a replicare Rieti, Trapani si mantiene comunque sempre attaccata alla partita ma ha l'ingrato compito di non poter sbagliare più, perché 4 punti sono tanti quando mancano appunto 100 secondi alla fine della partita. Eh sì, assolutamente sì, Rieti sembra lucidissimo, anche Zanelli insomma in questo momento si è inventato un tiro di difficilissima realizzazione e Trapani sembra sempre lì per raggiungere, poi gli manca lo spunto e questo, come hai detto tu benissimo qualche minuto fa, è davvero pesante psicologicamente, perché sembra che tutti i tuoi sforzi siano vani, ma c'è tempo, Trapani ripeto deve cercare di lucrare il bonus avversario e guadagnare qualche libero semplice e poi difendere forte chiaramente nell'altro lato del campo. Buona scelta comunque anche di Nunzi che ha messo in campo adesso Zanelli con grande costanza, un Zanelli che è arrivato nei momenti delicati del match con grande lucidità e lo stiamo vedendo, tra l'altro è proprio lui che ha messo dentro gli ultimi canestri importanti della partita,
sia dalla lunetta, ma soprattutto con quest'ultima conclusione, quella del più 8 per Rieti sulle 72-80. Trapani comunque ci crede e ha il dovere di farlo davanti al proprio pubblico e ha anche i mezzi per poter mettere dalla prima parte la partita. Rimette in attacco con Meis, ha mandato in campo Meis, Ganeto, Renzi, Tommasini e Scott, quindi il quintetto titolare, lo starting five. Meis, servizio per Ganeto, Scott dalla conclusione pesante, realizza Scott, canestro fondamentale per Trapani che si riporta a meno 1, 85-86, 1 minuto e 27 secondi da giocare. Zanelli, servizio per Chillo, ancora Zanelli e realizza ancora Zanelli. È un po' la conferma di quello che dicevamo poc'anzi ed è una bomba di Zanelli che va a vanificare il tiro da tre di Scott. Meno 4 per Trapani, un minuto da giocare. Meis, Ganeto, fondamentale questo pallone per Trapani con Renzi che serve Ganeto che viene fermato fallosamente da Zanelli. Peccato per Ganeto e per Trapani perché la palla finisce fuori, dunque non c'è la possibilità del potenziale gioco da tre punti che sarebbe stato veramente importante in questo momento. Fallo di Zanelli, bravo Renzi a trovare il compagno che era andato a tagliare in posizione di posto basso, bravissimo anche Ganeto e evidentemente è un match che così come lo scorso anno si deciderà proprio sul photo finish. Lo scorso anno Rieti aveva vinto di 1, vi ricordo, 74-73, dopo aver condotto largamente. Quest'anno fino a questo momento ha condotto per quasi tutto il match, adesso è avanti di 4 lunghezze e in questo finale convulso, quando mancano 56 secondi, deve subire due tiri liberi dalla lunetta, ma la partita è ancora tutta da decidere. Un finale che entusiasma il pubblico presente. Trapani si rammarica probabilmente anche per quello che non è andato per il verso giusto in questa partita, però ci ha provato anche a recuperare, ha fatto di tutto e si sta giocando in questo finale punto a punto il match stesso che probabilmente almeno alla vigilia si sapeva difficile, ma si pensava che la favorita dovesse essere proprio la formazione granata. Rieti invece conferma di aver iniziato bene questo campionato, ha giocato buone partite nel precampionato, una squadra che ha confermato di essere già mentalmente pronta alla partita, ha distribuito un po' il minutaggio, ha ottenuto punti importanti dalla propria panchina. Dall'altra parte invece Trapani ha avuto qualche momento di defaillance, soprattutto nella parte iniziale nel match, nel primo tempo, subendo troppi tiri pesanti e poi magari non ha avuto quei punti di Meis che ci attendevamo, fino a questo punto solamente 4 i punti realizzati dal giocatore americano di Trapani. Sì, assolutamente così, Galeto realizza il primo, peccato, sembrava un canestro già fatto che poteva dare il gioco da 3 punti, ma ormai è andata, secondo libero per l'atleta di Trapani. Anch'essa a segno. 87-89, più 2 per Rieti, 54 secondi, pallone che pesa come un macigno. Casini fra le mani, lo tiene in palleggio, sfrutta il blocco di Chillò, poi c'è in campo Di Prampero che si incunia e subisce il fallo. Forse Trapani avrebbe fatto bene anche a farlo tirare. Sì, comunque Rieti è brava perché trova anche nei momenti decisivi iniziative e spunti anche da parte di chi non te l'aspetti, di chi non dovrebbe essere deputato ad avere i palloni caldi tra le mani. Non è infatti in caso se Di Prampero si è preso questa iniziativa. 87-89, Di Prampero sbaglia il primo tiro libero. Mette dentro invece il secondo, più 3 per Rieti, 40 secondi da giocare. Meis porta avanti palla, si butta dentro Meis e realizza. 89-90 con questa conclusione al tabellone di Meis, 25 secondi da giocare. Casini possesso di palla, vedremo per cosa opterà la formazione di Rieti.
Neis ruba palla, va in contropiede, realizza il vantaggio di Trapani incredibile, 91-90 con questa invenzione di Neis, con Casini che si arrabbia scagliando il pallone a terra. In realtà Casini ha veramente corso un grosso rischio, perché ci poteva stare anche il fallo antisportivo e sarebbe stato ancora peggio, perché oltre ai due tiri liberi ci sarebbe stato il possesso di palla di Trapani. Ha rischiato tantissimo Casini, un'ingenuità che potrebbe costare veramente cara alla formazione reatina, con Neis che è stato sornione in tutto il match, che non è entrato in partita ma che nel momento opportuno ha trovato il tempo giusto per rubar palla all'avversario e per involarsi in contropiede. Ripeto, buon per Nunzi e buon per Casini che non sia arrivato il fallo antisportivo, perché sarebbe stato forse ancora più penalizzante per la formazione reatina ritrovarsi a non poter gestire neanche il pallone, mentre ora siamo sul 91-90 e Rieti a 16 secondi e 41 centesimi dalla fine del match ha l'opportunità di gestire fino all'ultimo anche, vedremo quali saranno le scelte delle due squadre, il pallone della gara, il pallone decisivo del match. Sì, ritengo che Rieti andrà fino alla fine, mentre Trapani non dovrebbe spendere fallo, mentre Peppe Casini ha rischiato l'impossibile, perché ti dico una cosa, Neis è stato pure molto sportivo, perché se avesse accentuato la caduta, secondo me gli arbitri non si potevano esimere dal fischiare l'antisportivo. Era questo anche il ragionamento che sottintendevo io, però è stato bravo Neis a evitare anche di accentuare, perché l'arbitro tra l'altro era comunque a due passi e ha visto benissimo l'azione. Rimette Vetter in attacco, 16 secondi da giocare, Pepper, pallone per Sims che si gioca l'uno contro uno, sbaglia la conclusione, poi Tommasini recupera il pallone e poi c'è il fallo fischiato a Pepper su Viglianesi. Si sta complicando la vita in una maniera incredibile Rieti in questo finale. Un tiro di Sims che non è stato certo dei più pregevoli, brava Trapani a difendere, ma comunque Sims non è stato forse il miglior Sims che abbiamo visto in questa ultima azione, ma brava anche Trapani che ci sta credendo fino all'ultimo e sta spendendo tutto in questo finale. Sbaglia Viglianesi il primo tiro libero. Sì, eleva a Trapani la possibilità in caso di 2 su 2 di spendere fallo per evitare il tiro da 3. 8 secondi e 75 centesimi alla fine. Viglianesi ha l'opportunità di portare a più 2 Trapani. Non è così, perché Pepper riesce a prendere il pallone, poi Sims e poi sbaglia incredibilmente da sotto Rieti, va alla conclusione e sbaglia poi anche Fillò, incredibile finale con Rieti che si divora il match e con Trapani che gioisce per questa vittoria veramente sofferta e che nella quale forse in pochi credevano. Le mani nei capelli da parte di tutti i giocatori reatini che hanno avuto più volte la possibilità di portare a casa il successo, un successo che forse sarebbe stato meritato se non fosse altro perché Rieti ha condotto per quasi tutta la partita, ma Trapani ha il grosso merito di averci creduto fino alla fine e bisogna riconoscerlo. Sorriso sarcastico quello di Nunzi che gira, che va a girovagare per il campo, deluso sicuramente, grande soddisfazione invece dei giocatori granata, di coach Cucarello, del presidente Basciano che è andato subito prontamente a abbracciare i propri giocatori, grande soddisfazione per Trapani, ma un pericolo veramente scampato in una maniera incredibile per Trapani che finisce avanti 91-90 dopo aver sbagliato 2 tiri liberi dalla lunetta, aver concesso 3 occasioni nella ripartenza della formazione ospite, finisce al contrario di come era finita lo scorso anno. La legge del contrappasso, finalmente Trapani riesce a controbilanciare in un certo senso quello che aveva perso lo scorso anno, vince di 1, lo scorso anno aveva perso di 1, una gara che bene o male per certi aspetti ha ripercorso quello che era stata la partita dell'anno scorso, ma ripeto, il merito principale è stato quello che Trapani ci ha creduto fino alla fine e davanti al proprio pubblico ha dato il massimo per farlo felice, ed importante era iniziare questo campionato nel migliore dei modi per riuscire veramente ad alimentare la fiducia del pubblico e la propria autostima. Sì, Peppe, già hai detto tutto tu, io mi limito a confermare con i punti. Chiaramente Rieti avrebbe vinto, Trapani è stata brava a crederci, e i punti liberi sbagliati da Viglianesi potevano pesare. Rieti ha sbagliato 2 layup facilissimi, praticamente insomma non la voleva vincere questa partita. Buon esordio per Trapani,
non tanto dal punto di vista tecnico, ma quanto per il morale che una vittoria conseguita così può dare alla formazione di Coach Lucarello. Sì, perfettamente d'accordo, perché sono le vittorie che esaltano, le vittorie che fanno veramente squadra, le vittorie che danno anche fiducia e che entusiasmano l'ambiente. E il Trapani cestistica stasera era intervenuta qui al palazzetto in maniera veramente eccellente, sia in termini di presenza sia in termini di calore. Si chiude dunque con gli 8 punti di Neis nel Trapani, 20 punti di Renzi, 14 di Tommasini, 7 di Tavernelli, 20 di Gianeto, 6 di Filloi, 16 di Scotto, dall'altra parte 15 per Casini, 3 per Della Rosa, 5 per Benedusi, 4 per Gli Antonio, 12 per Zanelli, 10 per Fillo, 24 per Sims, 4 per Di Prampero, 13 per Pepper. Prima di chiudere però, come al solito, l'MVP della serata, sia da una parte sia dall'altra, Salvatore. Guarda, per Trapani è un po' difficile questa sera, ma comunque lo do a Gianeto, perché mi è sembrato lui quello che ha incarnato la rimonta della formazione di casa, che praticamente nel momento più duro, anche magari non sempre con lucidità, ma che ha dato il là alla rimonta, e tra l'altro ha fatto un secondo tempo con tantissime realizzazioni, tanta grinta e rimbalzi offensivi, e si è spinto anche in contropiede. Dall'altro lato, ma di cosa stiamo parlando? Sims tutta la vita è stato sicuramente il miglior giocatore della partita. Quel grosso rammarico deve sbagliare. Il paradosso è quello. Il canestro più importante della serata, uno dei canestri più importanti che la squadra ha sbagliato. Dall'altra parte rimarchiamo anche che Neis ha giocato una partita insufficiente, ma che comunque poi ha recuperato un pallone che ha dato fiducia a Trapani, forse ha fatto vincere il match. Con questo direi che è tutto. In questa prima partita che è successo di tutto, abbiamo visto di tutto, ma sono le partite che esaltano, quelle più esaltanti per tutti, quelle che fanno vivere anche intensamente questo bello sport che è il basket. E da parte nostra non ci resta che ringraziare quanti che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito, e rimandarvi alla prossima partita. Trapani la prossima partita giocherà in trasferta in campionato, poi ritornerà in casa, ma comunque quel che più conta stasera segnalare, annoverare questa vittoria per 91-90 con Rieti. Grazie a tutti per la corretta attenzione da parte di Pepe Cassisa e Salvatore Barrato. Linea alla regia, al nostro Rosario Milano. Alla prossima partita.